Buongiorno e pace a tutti voi. Oggi voglio leggere insieme a voi un salmo bellissimo, un salmo di soccorso e di protezione di Dio. Questo salmo ha veramente qualcosa di bellissimo, di eccezionale. Ci fa sentire tutto l'amore di Dio, ci fa sentire che ognuno di noi, quando è nell'angoscia, nell'ambascia, nel pericolo, deve rivolgersi all'unico che è capace di risolvere ogni cosa e di darci la forza di combattere. Alzo gli occhi verso i monti. Da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore, che ha fatto il cielo e la terra. Egli non permetterà che il tuo piede vacilli. Colui che ti protegge non sonnecchierà. Ecco, colui che protegge Israele non sonnecchierà né dormirà. Il Signore è colui che ti protegge. Il Signore è la tua ombra. Egli sta alla tua destra. Di giorno il sole non ti colpirà, né la luna di notte. Il Signore ti preserverà da ogni male, egli proteggerà l'anima tua. Il Signore ti proteggerà quando esci e quando entri, ora e sempre. Amen, alleluia. Che grande certezza, che grande consolazione sapere che il Signore è sempre accanto a noi. Quante volte ce lo dice nella sua parola: non temere, io sono con te. Non temere, non temere, non temere. Lui ce lo dice 365 volte nella Bibbia, una volta per ogni giorno. E noi dobbiamo vivere così, in questa certezza, nella certezza delle sue promesse, promesse che non ci lasceranno mai, perché Lui è fedele, Lui è il veritiero, Lui è l'onnipotente, colui che può tutto, perché laddove nulla può arrivare, la mano di Dio arriva. Lui ci consola, Lui ci protegge, Lui ci sostiene. E le prove saranno meno gravi con Lui e le prove saranno meno difficili da affrontare perché Lui in quel momento ci porta in braccio. Sì, Lui è con noi. E gli dice: getta su di me il tuo peso e io ti sosterrò. Io ci credo, e tu? Amen.